Benvenuti a questa edizione del telegiornale di Arte Rivista, dedicato all'arte e alla cultura a 360 gradi, condotto da me, Francesca Grazioli. E da me, Elisa Beato. Ben trovati e partiamo subito con la prima notizia. Apriamo questa edizione parlando della mostra Imago Mundi, Great and North, in scena a Venezia fino al prossimo 29 ottobre. Le opere di oltre 700 artisti saranno in mostra per raccontare le culture e i paesaggi dei popoli che vivono tra il Canada e gli Stati Uniti. Appena inaugurata a Palazzo Loredan, l'esposizione va ad inserirsi nel grande progetto di arte contemporanea promosso da Luciano Benetton, chiamato appunto Imago Mundi, che da anni ormai coinvolge artisti provenienti da tutti i continenti, affermati ed emergenti, e che questa volta vedrà protagonista l'arte del Nord America. Ecco un'intervista all'imprenditore italiano quando nel 2015 raccontava la nascita del progetto. Questa mostra diciamo che rappresenta uno degli obiettivi che abbiamo in questo momento, avere 6.930 artisti di circa 40 paesi e Venezia nel periodo della Biennale, nel periodo della mostra del cinema, con un pubblico molto qualificato, internazionale. È un qualcosa che coinvolge tantissima gente, a partire dai curatori che conoscono nel loro paese, conoscono molto bene l'ambiente, e gli artisti invece sono dei partner indispensabili che ci mettono a disposizione la loro professionalità, la loro arte. In questo momento abbiamo, con i cataloghi, le mostre, il sito, diciamo, un'accettazione molto favorevole. Sono molto convinto che praticamente possiamo arrivare con questa qualità e con questa filosofia di progetto, possiamo arrivare dappertutto. È un po' una ricerca antropologica e da questo nascono i progetti futuri, quelli di vedere, insomma, dove ci sono le minoranze, valorizzare anche queste, perché ci dà una gamba più completa dell'obiettivo, della mappatura che noi vogliamo avere. Un progetto, diciamo, che sia il più ampio possibile, il più completo possibile. E un'altra grande collezione di arte contemporanea va in mostra ad Aquisgrana, nella splendida cornice del Ludwig Forum. La mostra, voluta dai coniugi Peter e Irene Ludwig ed intitolata Art for Cuba Contemporary Perspective Since 1989, resterà aperta al pubblico fino al prossimo 18 febbraio. Frutto di 30 anni di collezionismo, l'esposizione racconta nel dettaglio l'evoluzione dell'arte e degli stessi artisti provenienti dall'isola caraibica, dall'89 appunto ad oggi. Si tratta della seconda mostra del suo genere, poiché nel 90 era stata la città di Düsseldorf ad ospitare la mostra Cuba OK, uno spaccato dell'arte cubana dagli anni 80. E l'arte contemporanea è protagonista anche in Italia, nello specifico alla Galleria Poggiali di Lucca, con l'evento Project Room dell'artista Roberto Barni, aperto al pubblico fino al 14 settembre. Le opere scultoree dell'artista stravolgono le prospettive per dar vita a riflessioni tridimensionali fra l'amaro e il tragicomico. Fulcro della mostra, il quartetto di sculture recentemente esposte a Venezia, Atto Muto, Capogiri d'oro, Camminare in croce e Doppia controversia, una sinfonia esistenzialista dove l'individuo è colto in pose e situazioni di silenziosa sofferenza interiore e precarietà. E ci spostiamo ora alla Galleria Tiziana di Caro a Napoli, dove fino al 15 settembre sarà ospitata la mostra An Entertainment in Conversation and Verse, a cura di Maria Adele Del Vecchio. Si tratta di una collettiva molto particolare, in quanto prende spunto da un volume di Ronald Lang, punto di riferimento del movimento di contestazione giovanile nato nel 68. Con uno sguardo che punta sulla riscrittura del processo di soggettivazione dell'opera e sulle varie declinazioni che un percorso collettivo può formulare in un dato ambiente, l'esposizione si articola negli spazi della galleria sotto forma di una trama visiva, densa di nodi poetici, di brillanti mobilità linguistiche e di teoremi psicologici.
In questi giorni il mondo dell'architettura guarda con grande curiosità la Danimarca e al progetto ormai ultimato della nuova Lego House. Concepito dallo studio danese guidato da Bjarke Ingels, l'edificio verrà inaugurato il 28 settembre a Billund e sarà una vera e propria riproposizione del concetto di sovrapposizione dei classici blocchetti Lego. All'interno del nuovo centro, frutto dell'accostamento di 21 diversi volumi, i visitatori potranno dedicarsi ad attività ludiche e formative, ripercorrendo anche la storia del brand nei vari spazi espositivi. Saranno presenti anche 3 ristoranti, ovviamente a tema, e uno store all'avanguardia. In questo video realizzato con un drone, possiamo vedere l'evoluzione della struttura. Francesca, chi non ha giocato con i Lego? Era il mio gioco preferito. Veramente? Io personalmente lo odiavo. No! Non riuscivo a costruire niente. Però no. Sono famosissimi. Vabbè, sì, devo dire di sì. Passiamo ora al cinema e parliamo dell'annuncio ufficiale del film Ready Player One, il nuovo lavoro del regista Steven Spielberg che torna sul grande schermo dopo 2 anni. Una grande pellicola di fantascienza basata sull'omonimo romanzo del 2011 dello scrittore Ernest Cline, che arriverà nelle sale nel marzo del 2018. Nell'anno 2045, su una terra inquinata, sovrappopolata e priva di fonti di energia, l'unico divertimento per la popolazione è un universo virtuale chiamato Oasis. Ma vediamo insieme il trailer ufficiale del film. Nel 2045 non c'è nessun posto dove andare. Nessuno, a parte l'Oasis. Sono nato nel 2025. Ma vorrei essere cresciuto negli anni 80. Come tutti i miei eroi. Vivo qui a Columbus, Ohio. Nel 2045 è ancora la città col più alto tasso di sviluppo della Terra. Ma di sicuro non sembra quando vivi nelle cataste. Chiamano la nostra generazione i milioni scomparsi. Scomparsi non perché siamo andati da qualche parte. Non c'è nessun posto dove andare. Nessuno. A parte l'Oasis. È l'unico posto in cui mi sento giusto. Un mondo in cui il limite della realtà è la tua immaginazione.
E la fantascienza non è soltanto al cinema, ma arriva anche in libreria, con l'uscita prevista per il 12 settembre del libro History, scritto dall'autore italiano Giuseppe Genna e pubblicato dalla Mondadori. Nel 2018 il mondo è completamente cambiato, la tecnologia lo sta plasmando e trasformando, così come sta cambiando anche il genere umano. L'umanità è pronta ad ibridarsi e a unirsi alle macchine nel codice genetico e nella città più avanzata d'Italia sta vedendo la luce un nuovo tipo di mente, un'intelligenza artificiale misteriosa e incomprensibile, a cui gli umani lavorano con dedizione cieca e speranze supreme. In History assisteremo, tra complotti e colpi di scena, alla trasformazione dell'essere umano in una nuova forma rivista e corretta. E ci occupiamo ora di teatro e di uno spettacolo molto particolare che da febbraio sta riscuotendo un ottimo successo. Si tratta di Cageless, scritto e diretto da Ornella Modio e Susanna Rienzi ed interpretato dalla stessa Modio, che torna a Roma dal 10 settembre. Cageless è allo stesso tempo un disco e un progetto teatrale. Nello spettacolo infatti i brani musicali si alternano ai monologhi e ai video. È la storia di una donna che si rende conto di essere in gabbia da sempre, rinchiusa fin da bambina da una famiglia di fatto assente, da una scuola che non insegna, da una religione che incatena e discrimina e dall'esaltazione del successo personale e della sua stessa paura. Nel video che vi mostriamo ecco un breve monologo che si trova all'interno dello spettacolo. Sogno un prato sul mare. Un prato così verde, un mare così blu. Un sogno così semplice. E non sto sull'erba. E non sto nell'acqua. Io sono erba e acqua. Sono prato e mare. E la contentezza di chi può vederli. E il dolore di chi non può. Chissà, forse un giorno scopriremo che tutto era così semplice, così semplice. E per questo non abbiamo capito che tutto era così uguale e così condivisibile. Ma l'eguaglianza e la condivisione meritavano la nostra perenne, continua, ininterrotta attenzione. E non siamo stati attenti. Non siamo stati attenti. Intanto io sono un prato sul mare. Un prato così verde. Un mare così blu. Un sogno così semplice. Io sogno un mondo a colori per tutti. Da San Pietroburgo in Russia arriva una strana e bella iniziativa per gli abitanti e soprattutto per i turisti della città degli zar. Un'agenzia di turismo del posto sta organizzando dallo scorso giugno dei particolarissimi tour guidati che portano i partecipanti, pensate, sui tetti delle città in modo da poter ammirare al meglio lo skyline di San Pietroburgo. Ma vediamo un servizio che racconta meglio queste particolari escursioni. La facciata dell'Ermitage con vista mozzafiato sulla città imperiale di San Pietroburgo. Ora si può ammirare grazie alle visite guidate che si possono effettuare per la prima volta sui tetti della città russa. A promuovere i tour iniziati a giugno un'agenzia di turismo locale che porta i visitatori sui tetti di questo palazzo del XX secolo, da dove è possibile ammirare lo skyline di San Pietroburgo con le sue principali attrazioni turistiche, la cattedrale Sant'Isaac, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo e l'Ermitage. E chiudiamo il nostro telegiornale con la notizia di una scoperta fatta dal team del genio astrofisico Stephen Hawking. Hawking e i suoi collaboratori potrebbero infatti aver finalmente trovato tracce di vita aliena nell'universo. Da una galassia nana distante 3 miliardi di anni luce, i ricercatori hanno captato 15 nuovi e misteriosi segnali radio che potrebbero essere stati emessi da una civiltà extraterrestre. Proprio Hawking però è il primo a sconsigliare un incontro con una civiltà aliena, in quanto secondo lui causerebbe la distruzione
ricostruzione dell'umanità. Tuttavia, almeno in questo caso, l'incontro è scongiurato perché i segnali radio viaggiano alla velocità della luce e quelli appena captati sono stati emessi 3 miliardi di anni fa. D'altronde è molto bella una frase che si dice che la dimostrazione del fatto che esiste davvero la vita intelligente al di fuori di questo pianeta è che non ci hanno ancora contattato. Eh sì, e avremo ancora 3 miliardi di anni per rispondere, forse. C'è tempo. Grazie a tutti per essere stati con noi, questa edizione del TG termina qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Arrivederci.